che viene proposto al pubblico allo stesso costo dell'Altra Enjoy ibrida, nonostante sia elettrica, e normalmente l'elettrico il car sharing costa di più, è il frutto della ricerca proprio di un'efficienza e di una riduzione dei costi, perché il problema del car sharing elettrico è che se la macchina si scarica bisogna andarla a prendere col carro attrezzi e riportarla in un punto di ricarica. L'innovazione del battery swapping permette proprio di evitare questi costi, perché uno va con un furgoncino, cambia le batterie e poi le batterie possono essere cambiate nelle stazioni di servizio, e quindi sì, è un'innovazione tecnologica che aiuta a abbattere i costi e a rendere più fruibile un servizio che viceversa aveva delle difficoltà, perché tutti noi vogliamo il trasporto elettrico, sì, però bisogna anche avere dei fattori abilitanti che lo rendano possibile e conveniente, altrimenti è solo un desiderata ma poi non si realizza mai. Quindi un'azione come questa aiuta anche nell'intermodalità, come diceva l'assessore, ma aiuta anche nella ottimizzazione dei costi di trasporto, e quindi che si trasferiscono poi in una riduzione anche del costo del cittadino. Sì, io penso che sia un bel segnale che Eni, che Enjoy, decida di rendere operativa una flotta di auto elettriche, peraltro molto carine e anche poco costose, per cui anche, come dire, un modello per i milanesi che invece di prenderla decidono di acquistarla. Però io trovo molto interessante che continui la possibilità di prendere in sharing le auto. Come avete visto, lo sharing, il pooling sono per noi, insieme ai mezzi di mobilità sostenibile, la cifra di questa città, l'aiuto a questa città, all'aria, agli sforzi che stiamo facendo, e sono convinta che sia la direzione giusta.